Ed ora ci spostiamo nuovamente a Pescara per collegarci in diretta con Luca Pompei. Luca, buongiorno a te, già sei pronto per parlare di questa segnalazione che è stata fatta appunto alla redazione social per alcuni alberi che sono stati diciamo mutilati in via Trigno da alcuni privati perché sfioravano i loro balconi. È questa la situazione? Sì, Anna, come sai e come hai benissimo, hai fatto bene a ricordare, noi della redazione social raccogliamo spesso segnalazioni e cerchiamo in qualche modo di dare loro visibilità. In particolare ci è giunta stamattina segnalazione di alcuni residenti in via Trigno che ci hanno inviato delle foto, una in particolare questa con quest'albero bellissimo, purtroppo mutilato da privati cittadini, senza chiedere autorizzazione, senza ovviamente rendere conto a nessuno, hanno preso la scala e hanno tagliato rami e ridotto in questa maniera gli alberi. È intervenuta la polizia municipale, ma pare che anche nei giorni seguenti questi cittadini hanno continuato a fare le loro personali potature. Abbiamo sottoposto questa segnalazione anche alla nostra community sul profilo Facebook di Rete 8. Devo dire, Anna, che insomma c'è grande divisione, perché molti, ad esempio, non condannano totalmente questi privati cittadini, ma anzi se la prendono con il comune che insomma non fornisce un'adeguata attività di manutenzione del patrimonio arboreo, perché in molti casi questi rami entrano nelle case e non c'è un intervento efficace da questo punto di vista. Certo è che non è carino, in qualche modo, usiamo questo termine, ma non è carino prendere la scala con una sega e potare in questo modo gli alberi che sono non di proprietà, ma sono, lo ricordiamo, di tutti noi cittadini. E quindi, insomma, vedremo se questa pratica proseguirà anche nei prossimi giorni oppure no.